sarà stato anche lungo le rive di questi fossi un albero degli zoccoli e Mairano, nella bassa bresciana, ha deciso di ricordare con un museo i tempi che furono. Più o meno 60 anni fa, in un batter d'occhio, si scioglieva come neve al sole la civiltà contadina e un maestro, Dino Gregorio, chiedeva ai suoi alunni di raccogliere quegli oggetti che dalle case finivano nelle discariche, pezzi unici raccolti ora in una cascina del Settecento, acquistata dal comune come monito per sé e per gli altri. Dentro questo museo può trovare tutta quella serie di valori, di ricchezza umana, di lavoro, attraverso i quali guardare forse con un po' più di fiducia e di speranza al futuro. La cucina con il fuoco, il luogo della famiglia riunita, la camera senza riscaldamento, ai bambini spettava caricare la monica con le braci per scaldare il letto, la scuola con i banchi e gli oggetti costruiti per passare di mano in mano per generazioni, e i lavori dal fabbro al calzolaio, dal falegname al barbiere, tante arti che fanno spalancare la bocca e aprire la mente ai bambini in visita scolastica. C'è il grano turco, fa la farina gialla per fare la polenta, c'è il grano o frumento per fare la farina bianca per fare il pane. È una cosa banale, ma i nostri figli non lo sanno. La domenica pomeriggio, aperto per tutti durante la settimana su prenotazione per le scuole e i gruppi organizzati, a Mairano il museo di una civiltà che non c'è più, ma continua a parlare.